Bentornati in questo nuovo video, ragazzi. Concludiamo la puntata numero 11 di Demon Slayer. Questa è la seconda metà del video. Se vi siete persi la prima metà, andatevela a recuperare subito e tornate qui. Prima di iniziare, lasciate like, iscrivetevi al canale e vediamo come si conclude questa stagione. Hanno sconfitto tutti i demoni, è tutto finito, tutto a posto. Sì. Nezuko è sopravvissuta. No, no, è proprio evoluta addirittura. Evoluta e dobbiamo scoprire perché, che cosa vuol dire tutto ciò, perché sia lei che Genya stanno alla luce del sole come se nulla fosse e vediamo tutti gli altri, insomma, Sì. come sono ridotti. Ok? Pronti? Gli altri. Ah, vabbè, sì, quell'altro, Ad sì. esempio, Tokido e tutti. Mi raccomando, like, iscrizione e partiamo. Ah, ecco, vedi, Ah, mo te vedi lo che fa tu volevi vedere. vedere come andava a finire. Ma che fa? È sparito appena in tempo. Non ce la fa più, poverino. Pensa non te la tosto questo. Coglione. No. È rimasto lì immobile. Non ha più detto niente questo. Sarebbe morta. Sì. Giusto in tempo. Che culo. Allora, un po' oltre il culo. Tashikuni? E chi è Tashikuni? Cielo! Ma è Ah, Muzan? sì, è Muzan. Tashikuni, cos'è successo? È tutto in Ne hanno appena disordine qui ammazzato dentro. due. Quindi lui Sei lo sa. impegnato nelle tue Certo. ricerche? Tranquillo, ti aiuto a cercarlo. Però prima concediti una pausa, Morte. ci beviamo un tè insieme. Finalmente. Come, scusa? Era ora, finalmente è apparso qualcuno capace di conquistare il sole. Sei stato molto bravo, Antengu. Tengo. Sembri proprio di buon umore oggi. È merito di una delle storie che hai. Signora. Signora al cacchio. Sta succedendo? Non sarà più necessario cercare il giglio del ragno blu. Ci è voluto parecchio, ma è per questo momento, solo questo, che per 1000 anni ho continuato a diffondere la mia stirpe, seppur controvoglia. Come controvoglia. Lei traumi Che proprio. succede? Si tratta di una costituzione unica che non si è nemmeno manifestata tra le 12 lune. È un demone prescelto. E se riuscirò a divorare quella fanciulla, anche io potrò finalmente conquistare il sole. Vuole Cosa hai fatto, Nezuko? assassino? Sei un Però lo vedi che pure lui assorbe i poteri di quelli che si mangia. Se si mangia Nezuko, assorbe il potere di Nezuko. Sì, questa cosa prima non l'avevano detta, che mangiare un demone ti fa prendere. Adesso che ci penso E a me mi bene, viene tanto il dubbio che lui ce li abbia un po' tutti i poteri. tutto ha avuto inizio proprio quel giorno. Mo' ci raccontano la storia di Muzan, possibile? Mi sento male. Ma questa signora che mo' ha decapitato, era convinta che lui fosse suo figlio? Com'è Non lo possibile questa cosa? so. Non capisco. Comunque, quindi Nezuko ha il potere del sole, in che senso? E E lui. beh, te l'ho detto, no? Lo vedi? Allora, lui è il prescertissimo e c'ha la danza del sole. È il sole. Ah, no, era del fuoco, che ho Era del chiesto. fuoco, niente, No, mi sto no. inventando la roba. Però la cosa è. Ok, quindi lui stava aspettando che nascesse un demone che ha questo tipo di potere, perché lui invece non può stare alla luce del sole. Quindi è il più forte, il primo demone dei Sì, demoni, ma lui ma. non ha tutti i poteri, a quanto pare si possono avere poteri che lui non ha. Spero che adesso spiegano con chiarezza, perché è un caos. 1000 anni fa, quando all'epoca portava il nome di Eian. Iam. Ia. Permettete una parola? Mi sono permesso di preparare il rimedio per curare i vostri mali. Che medico ciarlatano. Ad ogni modo, quel povero ciarlatano restava la mia unica speranza. Se decidessi di non bere, cosa ne sarebbe di me? Non arriveresti al 20° anno. Sto facendo tutto quello che è in mio potere per riuscire a trovare una soluzione che sia in grado di permettervi di vivere anche solo un po' più a lungo. Già, ho capito. Ora basta. Non Cioè, 19 anni, Muzan. No, funzionerà. veramente? Vorrei tanto distruggere ogni forma di vita esistente. Ehi, che esagerato. Non importa quante volte mi visita o quanti farmaci mi propina, nulla evita il peggioramento dei miei sintomi.
Ma che cazzo di reazione Non ti meritavi che la morte, maledetto ciarlatano. Tuttavia, fu proprio dopo la sua morte che io mi resi realmente conto di come quella medicina stesse funzionando. è? Ops, non ti dovevo Il uccidere. mio corpo iniziò a scoppiare di energia. Pensavo di aver finalmente ottenuto un fisico imbattibile. Ma qualcosa non andava. Non potevo più camminare alla luce del sole. Scusa, ho ucciso il medico, nessuno gli ha detto niente. Cioè, ma quindi il medico ha creato sta cosa? Sì, ha letteralmente creato i demoni, questo medico. Me lo Così. diceva l'istinto. Chi lo sa se ha capito quello che ha Sapevo fatto. che espormi al sole mi Cioè, se era avrebbe cosciente. ucciso. Che cazzo gli è andato? Ha fatto un miscuglio casuale e ha creato il male dell'umanità. Iniziai a bramare la carne umana. Per rimediare alla fame mi bastava divorarli. Quando qualcuno mi ostacolava, era sufficiente eliminarlo. Fermati! Demone che osa turbare la nostra pace! Come dici? Stai forse parlando di me? C'ho 19 anni, mutante. Ma perché una medicina... Avevo ottenuto un grande potere, un potere eterno. Fisica dovrebbe creare qualcosa di... Non so che cosa Altre era. Non dimensioni, sappiamo che robe. c'era Diventare dentro. iniezioni durante il giorno era una grande umiliazione che causava in me una rabbia profonda. Mi misi a studiare il composto preparato dal medico, ma era ancora in fase sperimentale e non riuscivo a capire come realizzare il preparato chiamato Giglio del Ragno Blu. Gigno del ragno blu. Sembra proprio che facesse effettivamente uso di un giglio del ragno di colore blu, eppure la provenienza di questo fiore e le possibili modalità di coltivazione Ah, perché lo stavano erano cercando, eh? informazioni Sì. note Quindi soltanto questo al fiore lui medico lo che voleva avevo per il fatto ucciso. che voleva camminare alla luce del Lo sole. cercai senza successo per tutto il Giappone. Per diventare una creatura veramente immortale, mi serviva il giglio del Hai provato a ragno blu cercarlo fuori dal e dovevo Giappone? ottenere un corpo in grado di conquistare persino il sole. Ma arrivato a questo punto, ho trovato lei. Boh, io sono convinta che il Ma... fatto che Nezuko e Genya non abbiano mai preso sangue umano influisca. Perché continuiamo a parlare solo di Nezuko? Ma Infatti sì, scusate, ci sta anche lui, Genya Dio. sta alla luce del sole, ma c'è qualcosa che ci dimentichiamo noi, forse, di Genya? È un demone a tutti gli effetti. Non capisco. Boh. Adesso che quella fanciulla ha conquistato il sole, non ho più motivo di continuare a creare miei simili. Ah, smette di... La assimilerò e conquisterò finalmente la luce del Quindi smette di sole. creare demoni, che a quanto pare Riuscirò a odiava. prendere Nezuko e a diventare la creatura perfetta che tanto desidero essere. La creatura perfetta. Tanjiro, ti senti E bene? finalmente abbiamo saputo qualcosa di Muzan, Sì, anche se poco. dopo 2 stagioni. Sì, Tre, quattro. Takito sei tu. Ti ringrazio per la spada. Adesso è lei che porta lui. Sono Pure io che l'altra volta. ringrazio Sì. te. Grazie al tuo aiuto ho recuperato qualcosa di importante. Ma io La fiducia in me non ho stessa, fatto proprio niente. l'entusiasmo. Sì, La invece, memoria. e te ne sono molto grato. Ma Takito, io... Non so di che E cazzo comunque parli. sia, che cosa è successo a Nezuko? Ecco, in pratica... Pratica, Brutto non lo so. bastardo! Mamma mia, questo. Che cosa hai combinato con la mia spada? Si calmi, la prego! E dopo aver combattuto! Beh, in effetti... Aspetti, cos'è successo? No, l'ha Chissà, dimenticata da non ce la può qualche parte. fare Sensi. comunque. Ho la spada qui con L'hai me. spezzata! L'hai spezzata, vero? Dimmi la verità! Dimmi Se riesce a spezzare anche questa la verità! spada, è veramente Si sbaglia, incredibile. mi deve credere! Guardi, ce l'ho io! Adesso ti Adesso! Nezuko, scappiamo! Scappiamo! Non è inutile scappare! Finalmente li ho trovati! Ha recuperato l'energia in fretta. Signorina Kanroji! Guarda, Kenya! Abbiamo vinto! Gioia immensa, eh? 3, 2, 1. Che gioia immensa, eh? Ah, sì. È in grado di parlare. Occhi e denti sono come prima. Non so cosa sia successo, però
Sono davvero felice che... che Nezuko sia ancora... Per sapere cosa è successo, dobbiamo aspettare, non so, una o due stagioni, come al solito. Anche io sono felice! Sono tanto, tanto felice! Che sollievo! Che sollievo! Che felicità! Ti ringrazio immensamente per avermi fornito il sangue di Nezuko e delle 12 lune, aiutando così la mia ricerca. Come ha fatto a prenderlo? Come ha fatto a prendere il sangue se ogni volta che taglia le lune crescenti si sbriciolano? Questa sicuro non l'ha preso il sangue dell'ultima. Trasformato in demone dell'ultima. No, infatti no. È tornato in sé, per fortuna. Tutto grazie al sangue di Nezuko. È stato liberato dal dominio di Muzan. E gli basterà poco sangue per vivere. Lei ha usato il sangue di Nezuko? Sì. Per ridare autonomia a questo individuo? Sì, l'ha guarito. No, non l'ha guarito completamente. Sì, gli basterà poco sangue, quindi è autonomo. Sì. E quindi è tipo Genya? Non lo so. Vogliamo spiegare Genya? Vogliamo spiegare per favore l'esistenza di Genya? No. I mutamenti nel sangue di Nezuko mi hanno davvero colpito. In questo breve periodo... Nezuko è l'anti-Muzan. Non ha mai smesso di cambiare. Forse ce lo spiega lei che cazzo è successo. Perché Nezuko non ha ancora ripreso coscienza di sé e continua a comportarsi come una bambina? Che sia dovuto al fatto che dentro di lei esiste qualcosa di... più importante per recuperare la propria identità. Potresti chiamare Chachamaru? Chachamaru. Eccolo. Chachamaru. Chachamaru. Questa è semplicemente una mia ipotesi, ma credo che non passerà molto prima che Nezuko riesca a conquistare il sole. E infatti... Ma la domanda è sempre perché. La domanda è... Ok. La domanda non è chi è, la domanda è perché. Salve, nobile Tercin! Che carino. Ma è vivo lui. Sì, ha salvato sempre Capelli Rosa. Tutti. Dimmi che Nezuko non si è rimessa nella scatola, però. Mo che ha conquistato il sole. Credo di sì. La ringrazio di cuore per ciò che ha fatto. Sono mortificato, avete dovuto darmi persino un carro. Ma vaffanculo, no, fa tutto lui. Sono io quello che deve ringraziare. Come persino un carro? Hai fatto tanto per proteggere il nostro villaggio e te ne sono grato. Cioè, veramente facciamo? A dire il vero, non è stato solamente merito mio. Grazie alla forza degli altri e alla spada che simboleggia il nostro legame attraverso i secoli, siamo riusciti a battere le lune crescenti. Sono d'accordo, ma un carro penso che te lo meriti, no? Dopo tutto questo. Hai proprio ragione. E come sta tua sorella? È scatola. Sta dormendo. Sembra molto stanca, povera piccina. Ma che serve continuare a coprirsi le facce dopo quello che è successo? Amori, quel tipo laggiù che si muove di soppiatto è per caso Otaru? A quanto pare pensa di essersi nascosto. Non intende perdonare Tanjiro per aver usato una spada incompleta. Quell'uomo non ha speranze. Otaru, sbrigati, vieni qui, dai! Ti ho detto di venire qui, muoviti! Tipo strano. Dove sono finiti i muscoli poi? È tutta colpa di questo idiota! Bene, rispondimi! La prego, le chiedo scusa! Basta! Se Tanjiro e gli altri non ci avessero aiutati, il villaggio sarebbe andato distrutto per sempre! Ai. Scommetto che in realtà sei venuto fino a qui soltanto perché ci tenevi a salutare Tanjiro. Grazie per essersi preso cura della mia spada. La ringrazio di cuore. Ero proprio venuto al villaggio perché volevo davvero ringraziarla. Riforgerò la tua spada nel migliore dei modi. Aspetta alla villa delle farfalle. Ma la spada quella lì che gli ha dato, non sa la tiene? Quella gli sta riparando, la spada... No, quella... gli ripara quella vecchia. No, no, io ho capito, quella vecchia è andata, mi sa che l'aveva rotta, tipo... Gli sta riparando quella là... Che già l'ha sfasciata. Quella nuova. L'ha usata mentre era incompleta, quindi l'ha un po' graffiata. Non lo so che cosa ha combinato, perché non l'hanno fatto vedere. Secondo me è semplicemente lui che rompe perché è maniacale. Quindi ha intenzione di ripararla? Perché? Preferiresti forse di no? Le sono davvero grato. Signora Ganetsuka, sbaglio o in imbarazzo? Signora Ganetsuka! Ma che dici, Kutetsu? Come ti viene in mente? Mi fa molto ridere. Non sono imbarazzata! Se era sopravvissuto sto bambino, ora non lo so. Una parola di troppo. Sono davvero grato a tutti voi. Da ora prometto di impegnarmi ancora di ringraziarci. Sei un ragazzo in gamba. L'episodio dei ringraziamenti. Conto su di te
e sulla squadra segreta. E allora useremo la benda e i tappi per il naso come all'andata. Vabbè, ha tempo di riposarsi. D'accordo, un grande saluto a tutti voi. Un grande saluto Prenditi a te. Prenditi cura di te. Villaggio distrutto. Era così bello quando è arrivato. Sì. Oh, cosa sta succedendo? Che poi è inquietante, cioè lui potrebbe essere venire rapito. Sì, sì. Cioè. Signor Tanjiro. Chi è? Tutta la gente del villaggio, penso. La puntata dei ringraziamenti. Adesso si fa la chiagnuta perché non se l'aspettava. Possiamo uscire dal villaggio senza usare benda e tappi. Ah sì? Grazie. Com'è sta storia? Si gode il corteo. Finisce così. Sarà finito o c'è qualcos'altro dopo? Solitamente nell'ultima puntata ci sono un po' di cose che ti fanno incuriosire della prossima. Invece qua hanno dato un po' di spiegazioni, sempre sempre con vabbè, ti hanno fatto capire che ci stanno misteri misteriosi. Come sempre, in questa serie non si risolve mai nulla di misterioso. Però sembra che queste due lune l'hanno volute proprio levare dalle palle, facciamole ammazzare. Cioè, no, vabbè, no, in realtà ha buttata soltanto la quarta, no, la quinta. Perché la quarta. Sì, però comunque di corsa, leviamoci dalle palle un po'. Beh, mica tanto di corsa, è stata una stagione intera sulla quarta. Cioè, oh, la parte più figa di quella lì dell'ultima, cioè, non me l'hanno fatta vedere. Te l'hanno fatto vedere? Sì, me l'hanno fatto vedere, però, cioè. Vabbè, ma lei te l'hanno fatto vedere quando ha salvato tutti quanti, poi dopo, cioè, le azioni erano sempre le stesse. Quella di, intendi, di Karoji. Non saprei. E nulla, a questo punto ci vediamo per la nuova stagione che uscirà, penso, entro qualche mese, due o tre mesi, dal momento in cui noi stiamo guardando questo episodio, che è gennaio per voi. Hai già letto la data? Non lo so preciso, però per voi, vabbè, voi vedrete questo video uscirà a febbraio, quindi a breve ci rivediamo con le nuove puntate, che probabilmente ci guarderemo col doppiaggio in giapponese stavolta. Che dovevamo fare la stessa cosa anche per questa stagione. Vabbè, ma lo doppieranno, su, dai. Non so, cioè, o aspettiamo che lo doppiano, oppure lo guardiamo subito appena esce. Fateci sapere nei commenti quello che preferite. E nulla, per questa stagione è tutto. Vi ringraziamo per essere stati con noi, per averla riguardata, nel vostro caso, insieme a noi. Per aver atteso con pazienza. Con pazienza. Mettete like, iscrivetevi al canale se aspettate trepitanti la nuova stagione. Ci vediamo con una nuova serie. Sì. Ciao!